Non è possibile che possano avvenire queste cose. Non è possibile mettersi alla guida di un mezzo quando non sei cosciente di quello che può succedere, dell'arma che hai in mano e di quello che puoi combinare. Veramente non è possibile. Non ci sono leggi che tengano, non ci sono scuse che tengano. Non è possibile poter fare queste cose. La tragedia di Salerno ha scosso tutti, abbiamo preferito la prima sera non parlarne perché un po' perché insomma era ancora ed è ancora oggi troppo vicina a noi, ma anche per capire insomma non solo meglio la dinamica, però hai detto bene, qui siamo veramente nell'incomprensibile, cioè a parte che nessuna parola può alleviare il dolore di questo padre e può restituire queste due vite. Così come è comprensibile anche da parte non solo dei testimoni, delle persone che sono trovate qui domenica sera e anche di chi semplicemente insomma, ha saputo la notizia, la rabbia nei confronti di questa persona che ha strappato due vite, che era chiaramente alcolizzato fino al midollo. E quindi questa sera non è tanto un SOS quello che vogliamo lanciare, ma è una riflessione. No. Cioè, questo è un SOS particolare, un SOS particolare che invita tutti, veramente tutti, compreso noi stessi che si fa le guide delle auto, a rendersi conto di quello che abbiamo in mano e a pensare che dobbiamo essere nella piena coscienza di noi stessi per poter guidare un mezzo. Non dobbiamo offenderci, no, non ti dico dall'alcol e basta, ma dalle droghe, dalla rabbia, dal nervoso, dalle rivalse automobilistiche che possono succedere. Bisogna veramente agire con serietà, con determinazione e con coscienza, perché purtroppo poi queste cose succedono e distruggere una famiglia, distruggere un babbo, distruggere un'esistenza, in questo caso due esistenze, è veramente una cosa inconcepibile. Perché ci mettiamo veramente tutti, al di là poi ovviamente parleremo un attimo anche del caso specifico, ma un po' tutti ci sentiamo al volante padroni, no, della situazione della strada, padroni che della situazione che possiamo fare qualunque cosa. C'è l'alcol, c'è le droghe, hai detto bene, c'è anche una semplice distrazione, perché oggi telefonino, te lo stavo per dire, che ormai è lo smartphone, o c'è gente che scrive messaggi, scrive su Facebook, scrive un'email mentre si guida, pensando di guidare con una mano sola, magari è andata sempre bene, ma come dimostra questa tragedia, basta anche un secondo, e lo dicono anche le statistiche, no? E distrarsi un secondo, poi provoca tutta una serie di conseguenze e di mancate riprese del mezzo, no? Esatto, sono d'accordo con te, perché basta un attimo. Purtroppo quando sei alla guida non ti puoi distrarre mai, assolutamente con niente, perché basta un attimo che può succedere quello che poi pensi che non possa mai succedere. Quindi mi raccomando a tutti, quando viaggiamo pensiamo a quello che facciamo, quando saliamo in una macchina pensiamo al nostro stato, perché possiamo veramente creare delle problematiche importanti per noi stessi e soprattutto per gli altri. Questo non è giusto. C'è la problematica in questo caso perché era una persona straniera, e tra l'altro a quanto insomma, si apprende che in passato, anche in un passato recente, si era reso protagonista anche di probabili maltrattamenti in famiglia, forse anche questi derivanti dall'uso eccessivo di alcol. Però se ti ricordi, quando abbiamo fatto quell'SOS in quel bar, del dietro le quinte, credo che ci fosse un esempio di che lampante tipo di persone ci sono, diciamo, ai margini della nostra società, perché era una persona che quella, diciamo, straniera, ma non vuol dire che straniera, ci sono anche italiani, però è indubbio che tra gli stranieri, soprattutto tra gli stranieri che non fanno molto, tu sei giovane, non te lo ricordi, sì, ma ai nostri tempi era il vezzo degli italiani questo, di uscire dal bar la sera ubriachi. Esatto. La fortuna era che le macchine allora ce n'erano molto poche, e quindi di conseguenza erano gli ubriachi che morivano sulle strade, perché la maggior parte venivano travolti dalle auto. E oggi invece purtroppo per fortuna i mezzi sono in mano a tutti, e le droghe e gli alcol sono diversi rispetto al vino di una volta, e quindi è ancora più facile che succedano queste cose. Io dico, raccomandiamoci a tutti per evitare di vedere fiori così. Insomma, il sindaco Ghinelli ha detto che dice che questo problema dell'alcol è un grosso problema. Non so in che modo un sindaco possa intervenire, perché poi sappiamo, no, come quest'alcol viene venduto anche ai minorenni, figuriamoci. Sì, ma
poi è difficile. Però queste bottiglie, queste persone, alcune soprattutto straniere che si vedono in giro anche nelle vie, via Piazza Guido, queste bottiglie di birra in mano, e anche questo personaggio era stato a sbevucchiare poi tutto il pomeriggio, no? Cioè sono vari sicuramente testi, sì, queste birre, eccetera. È difficilmente gestibile, non ci sono leggi che tengano, dai. Ma ricordo di proibizionismo in America del 29, cosa è successo? Non ci sono leggi che tengano, d'altronde se uno vuol bere beve e la trova al supermercato, non è detto che al bar le deve limitare, sì, sicuramente un bar può limitare, ma uno se la compra al supermercato una cassa di birra, quindi non ci sono problemi. Ti dico anche una cosa, siccome è stata invocata anche per questa volta, dice che se era in vigore la legge, no, sull'omicidio stradale, che è stata rinviata per un emendamento, se no sarebbe già stata legge, io però sono di un avviso, che intanto le leggi c'erano già, perché questo è omicidio volontario con dolo eventuale, diciamo come casistica, perché non è che lui si è messo alla guida che voleva uccidere, però è chiaro che accetti il rischio perché sei ubriaco, no? Quindi c'è già la pena severa, quindi non c'è bisogno per ogni tipologia di omicidio, anche perché questo vuol dire poi intasare ancora di più le aule, perché poi ci sarà tutto il dibattito, tutte le battaglie, se è di una fattispecie, se è di un'altra, quindi secondo me andrà ancora di più a intasare e complicare la nuova legge. Spero di no, però conoscendo l'Italia, i tribunali italiani, è probabile. E gli avvocati che ci giocano su queste cose, sì. Che così almeno riescono a risolvere le problematiche dei loro clienti. Bene, comunque nelle prossime serate, Beppe, parleremo proprio di sicurezza stradale, perché andremo in due punti, quindi seguiteci nelle prossime serate. Sì. Proprio per dare degli esempi di quello che non si deve fare. Se si perde un attimo della vita, non vuol dire niente. Meglio perdere un attimo nella vita che la vita in un attimo. Ci vediamo domani.